una città, un principe e il suo genio preferito. La città è Milano, il principe è Ludovico Sforza, ha i capelli neri e la carnagione scura. Fin da quando è bambino suo padre lo chiama Maurum, Moro, e piano piano il soprannome diventa una specie di distintivo ufficiale, Ludovico il Moro. Il genio è Leonardo da Vinci. Alla stessa età di Ludovico sono nati tutti e due nel 1452 e il rapporto tra loro è fatto di stima, di ammirazione, e per quanto possano essere amici il duca di Milano, signore di una delle più grandi corti rinascimentali, e il figlio illegittimo di un notaio toscano, anche di amicizia. Leonardo vive a Milano in due momenti della sua vita, in tutto sono quasi 30 anni e in questo periodo così lungo ci sono opere famosissime come La Dama con l'Ermellino, La Vergine delle Rocce. Il Cenacolo. Poi ci sono opere militari, opere di ingegneria, opere di architettura, di idraulica, e ci sono le idee, gli appunti, i progetti raccolti in più di 1000 tavole nel Codice Atlantico, custodito da secoli con cura e passione qui nella veneranda Biblioteca Ambrosiana. Insomma, qui dentro c'è tutto il repertorio mostruosamente eclettico di una mente meravigliosa. Ma oltre a tutte queste cose che conosciamo bene, le cui immagini ci portiamo dentro fin da bambini, il rapporto tra il genio e il principe produce anche qualcosa di più effimero, una festa, ma una festa tanto splendida da essere chiamata la festa del paradiso, e di cui è rimasta traccia qui nelle tavole del Codice Atlantico. La cronaca di quella festa, tra retroscena diplomatici, scenografie mobili, macchine fantastiche, quasi magiche inventate da Leonardo, fissa nel breve spazio di una sera tutto lo splendore di una corte del Rinascimento italiano. Quando Leonardo arriva qui a Milano nel castello di Porta Giovia che gli Sforza hanno ricostruito e che tutti conosciamo come Castello Sforzesco, è il 1482 e ha 30 anni. È il figlio illegittimo di un notaio, è cresciuto in Toscana e a Firenze, ha passato molto tempo con i nonni, sono loro che gli hanno dato un'educazione che possiamo definire quasi personalizzata. Per esempio, ha imparato a scrivere con la mano sinistra al contrario. Fin da bambino Leonardo dimostra un interesse assoluto per la natura e Vasari, nella sua biografia, racconta un episodio magico in cui Leonardo sembra un piccolo stregone. Leonardo portò in una stanza lucertole, ramarri, grilli, serpi, farfalle, locuste, nottole ed altre strane specie di animali. Dalla moltitudine dei quali, variamente adattata insieme, cavò un animalaccio orribile e spaventoso, il quale avvelenava con l'alito e faceva l'aria di fuoco. Per allontanarlo da questi esperimenti di paleogenetica pieni di animalacci orribili e sicuramente leggendari, il padre prova a spingerlo verso il suo mestiere, il notaio. Poi cerca di fargli fare il contabile, alla fine però si arrende, il talento di Leonardo è evidente ed esplosivo, così porta alcuni dei suoi disegni ad Andrea Verrocchio, che ha una delle botteghe più importanti di Firenze. Ser Piero prese un giorno alcuni dei suoi disegni, li portò ad Andrea del Verrocchio, che era molto amico suo, e lo pregò di dirgli se Leonardo, attendendo al disegno, lo avrebbe fatto con profitto.
Una volta entrato nel giro degli artisti che contano, Leonardo si fa notare da Lorenzo il Magnifico ed è proprio lui che lo manda in missione diplomatica alla corte degli Sforza. Tra gli obiettivi della missione c'è anche dimostrare ai milanesi quanto siano all'avanguardia i fiorentini. Dunque Leonardo non arriva a mani vuote, ha con sé un regalo per il Duca di Milano, è uno strumento musicale, una lira d'argento a forma di testa di cavallo, fatta da lui con le sue mani. Leonardo portò quello strumento, fabbricato da lui in argento, in forma ad un teschio di cavallo, cosa bizzarra e nuova. Leonardo è molto bello, porta i capelli lunghi sulle spalle, una rarità per quei tempi, è elegante. Vasari dice che è dotato dal cielo di bellezza, grazia e talento in tale abbondanza da lasciare tutti gli altri uomini indietro a lui. Tra i vari talenti Leonardo sa suonare benissimo e appena arrivato alla corte sforzesca partecipa a una specie di gara musicale dove fa un figurone. Leonardo vuole restare a Milano, forse anche perché qualche anno prima a Firenze è scampato da una pericolosa accusa di sodomia e l'esperienza lo ha segnato. Così scrive una lettera di presentazione a Ludovico il Moro in cui elenca le cose che sa fare, opere di ingegneria, di architettura, di idraulica, dipinti, sculture. Dice di essere capace di svuotare i fossati dei castelli, di sbriciolare le fortificazioni, di creare passaggi sotto i fiumi, di costruire ponti, bombarde, catapulte, baliste, addirittura navi, e alla fine della lettera chiede di essere messo alla prova. Se le cose che ho promesso di fare sembrano impossibili, sono disposto a fornirne una sperimentazione in qualunque luogo voglia Vostra Eccellenza, a cui umilmente mi raccomando. Oggi fa effetto sentire uno dei massimi geni della storia dell'umanità usare l'espressione «umilmente mi raccomando». Lo percepiamo come un'ingiustizia, ed in effetti lo è, ma all'epoca un artista non ha altra scelta che cercarsi un mecenate e Leonardo intuisce che Ludovico il Moro è il candidato ideale. Ludovico ha bisogno di legittimare il suo governo, di dare prestigio alla sua corte. Di fatto non è che il reggente per conto del nipote, la sua scalata al potere è stata accidentata, piena di episodi opachi. 1466. Muore il duca di Milano Francesco Sforza. Il successore è il primogenito Galeazzo Maria. Ludovico è il quarto di 8 figli e si dedica a incarichi diplomatici. 1476. Galeazzo Maria viene ucciso in una congiura, i cui contorni non sono mai stati del tutto chiariti. Il legittimo erede è il figlio Gian Galeazzo, che ha solo 7 anni. La madre Bona di Savoia viene nominata reggente e affiancata dal primo segretario, Cicco Simonetta. I fratelli del duca assassinato, incluso Ludovico, tentano un colpo di mano contro il nipote, falliscono e vengono esiliati. 1479, con l'appoggio del re di Napoli, Ludovico torna a Milano e in poche mosse riesce a prendere il potere. Cicco Simonetta viene riconosciuto colpevole delle discordie tra i fratelli e decapitato. Bona di Savoia è privata della reggenza. Il giovane duca Gian Galeazzo, nipote di Ludovico, viene rinchiuso nel castello di Pavia. La scusa ufficiale è motivi di sicurezza. Per lui viene preparato un giardino di delizie. L'obiettivo è distrarlo con i piaceri della vita e fargli dimenticare il ducato. 1480. Ludovico ottiene ufficialmente la reggenza di Milano. La Milano di Ludovico il Moro ha circa 100.000 abitanti e diventa uno dei centri culturali più prestigiosi d'Europa. Un cronista contemporaneo usa dei toni quasi mistici per descrivere lo splendore della città e della corte. Qui erano i maestri della scultura, qui erano accorsi da lontane regioni coloro che primeggiavano nella pittura, qui canti e suoni erano così soavi che dal cielo parevano mandati alla corte.
Leonardo è uno di quei maestri accorsi da lontane regioni nella speranza di approfittare del clima milanese così fervido. Ma all'inizio non se la passa bene, gli incarichi che sperava di avere non arrivano, lo aiutano i colleghi pittori che lo ospitano a casa loro. Poi finalmente, dopo circa un anno, arriva la prima committenza e lui può aprire una bottega sua da queste parti, vicino al Duomo. La confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria gli chiede una pala d'altare e il risultato sarà la Vergine delle Rocce, di cui esistono due versioni. Una è a Parigi, al Louvre, e l'altra, più tarda, è alla National Gallery di Londra. Nel quadro si vedono Maria, un angelo, Gesù e San Giovanni Battista, bambini nel deserto. E da sempre gli studiosi si interrogano sul significato della posizione delle mani e delle dita di Maria, dell'angelo, dei bambini, sulle fonti di luce, sulle geometrie delle rocce, sulla potenza che il quadro trasmette, specialmente nella prima versione, quella parigina. La confraternita però non è soddisfatta e parte una lunga controversia legale tra la confraternita e Leonardo. Nel frattempo Leonardo incomincia a lavorare anche per Ludovico il Moro, che fin dal primo incontro è rimasto colpito dal suo fascino e dalla sua intelligenza. Sentendo il duca i ragionamenti tanto mirabili di Leonardo, talmente si innamorò delle sue virtù che era cosa incredibile. Moro si innamora delle virtù di Leonardo, però lo paga poco. Gli fa progettare macchine militari, gli chiede una consulenza sulla costruzione del Duomo, il cui cantiere è aperto ormai da 100 anni. Poi attorno al 1485 a Milano scoppia la peste e Leonardo dedica studi al concepimento di una città ideale che impedisca l'insorgere di epidemie, a partire dal luogo scelto per la sua fondazione. È necessario scegliere un posto adatto, vicino a un fiume, con canali che mantengano costante l'altezza delle acque nei periodi di piena e di siccità. Leonardo avrà modo di mettere in pratica le sue idee sui canali e sul governo delle acque con un sistema di chiuse qui sui Navigli milanesi. In particolare questa è la Conca dell'Incoronata e la chiusa è arrivata intatta fino a noi, così come Leonardo l'aveva concepita. Nella sua città ideale c'è spazio anche per altre idee, per esempio immagina la creazione di vie basse per il passaggio di somme e altri carri per la comodità e l'uso del popolo, e poi di vie alte per i gentili uomini, una specie di distinzione in anticipo sui tempi tra strade per il traffico pesante e aree pedonali. Ovviamente Ludovico il Moro non sfrutta soltanto il talento tecnologico di Leonardo, ma anche quello artistico. Gli fa dipingere dei quadri come il ritratto di Musico, che è rimasto a Milano alla Pinacoteca Ambrosiana, il ritratto di Dama, che invece è a Parigi, al Louvre, e il quadro a cui forse il Moro è più affezionato, La Dama con l'Ermellino. A quella stessa dama un poeta di corte dedica un sonetto. A chi invidiai, natura? Al Vinci che ha ritratto una tua stella, Cecilia. Ringraziar dunque Ludovico or puoi, e l'ingegno e la man di Leonardo, che ai posteri di te voglia far parte. Le poesie cortesi e i ritratti delle dame ci aiutano a capire l'eleganza della vita di corte qui nel Castello Sforzesco. E la Cecilia di cui parla il sonetto è Cecilia Gallerani, giovane amante di Ludovico il Moro. Il poeta immagina una sorta di rivalità tra la natura, che le ha donato la sua bellezza, Ludovico, che l'ha resa famosa, e Leonardo, che dipingendola l'ha fissata per sempre e l'ha consegnata ai posteri. Infatti, per quasi tutti gli studiosi, la dama dell'Ermellino è proprio Cecilia Gallerani. Come sempre quando si tratta di Leonardo c'è tutta una serie di interpretazioni e di enigmi che rafforzano questa ipotesi. Ludovico ha dato in sposa una cugina di Cecilia a un dignitario del re di Napoli e il re di Napoli in cambio gli ha concesso l'ordine dell'Ermellino. E poi ancora l'Ermellino è simbolo di purezza e di incorruttibilità. E infine Ermellino in greco si dice Galè, che sarebbe un'allusione al cognome di Cecilia, Gallerani.
Ma al di là dei ritratti, dei progetti, delle macchine da guerra, delle città ideali, arriva un evento a cui tutti i talenti della corte di Ludovico, Leonardo incluso, sono chiamati a collaborare. È un evento mondano e politico, è un matrimonio. Lo sposo è il duca di Milano, il nipote di Ludovico, quel Gian Galeazzo Sforza che per l'occasione viene tirato fuori dal suo giardino di delizie. La sposa è Isabella d'Aragona, nipote del re di Napoli. 1472. Galeazzo Sforza, duca di Milano e fratello di Ludovico il Moro, raggiunge un accordo matrimoniale con Ferdinando d'Aragona, re di Napoli. Secondo questo accordo, Gian Galeazzo, figlio del duca, a soli 3 anni viene promesso sposo alla cugina Isabella d'Aragona, nipote del re e figlia di Ippolita, che a sua volta sorella di Galeazzo e Ludovico. Con questo matrimonio, gli Sforza intendono rinsaldare il legame tra Milano e Napoli, spesso in contrasto e in competizione tra loro. 1489. Gian Galeazzo e Isabella si sposano nel Duomo di Milano. Il loro matrimonio e i festeggiamenti che seguiranno saranno l'occasione per celebrare la grandiosità della corte di Ludovico, reggente ormai da 10 anni e di fatto monarca assoluto. 'Per celebrare il matrimonio e la saldatura dell'alleanza tra Milano e Napoli si mette in moto un'imponente macchina dei festeggiamenti che culminano il 13 gennaio del 1490, qui nella Sala Verde del Castello Sforzesco, dove viene allestita la Festa del Paradiso. È il momento in cui tutti i talenti di Leonardo si concentrano in una sola occasione, in una sola sera. La festa si chiama così perché vi era fabbricato, con grande ingegno e arte di Leonardo, il paradiso, con tutte le sfere e i pianeti che giravano. Tutta la sala era trasformata in un teatro, con le gradinate per gli ospiti, il palco per i musicisti, la tribuna d'onore per i duchi, e da una parte c'era la scenografia del paradiso. Sono tutti dettagli che conosciamo perché Jacopo Trotti, che era l'ambasciatore degli Este a Milano, era invitato e ha scritto una relazione. La sala dove è stata fatta la festa è nel castello di Porta Giovia, ed è quella in cima alla scala, dove si va a cavallo e dove è anche la cappella. Dov'era l'altare c'era il paradiso, coperto da un panno di raso. Grazie alla relazione dell'ambasciatore Jacopo Trotti sappiamo anche come sono vestiti gli sposi, ed è tutto un trionfo di broccati bianchi, rossi, dorati, di perle, di rubini enormi, di diamanti. Poi, dopo i balli, mezz'ora dopo il tramonto, inizia lo spettacolo. L'orario è stato scelto con cura dagli astrologi di corte. Ludovico il Moro è ossessionato dall'astrologia, infatti la festa del paradiso è piena di pianeti e di stelle. Il paradiso era fatto come un mezzo uovo, tutto foderato di oro all'interno, con tantissime candele a rappresentare le stelle e con alcune fenditure dove stavano i 7 pianeti. Il panno di raso è caduto, svelando un primo livello della scenografia, quello con l'uovo d'oro e le candele di cui abbiamo appena sentito parlare l'ambasciatore. Poi cade anche un velo e dietro compare, tra le stelle e i pianeti, il paradiso di Leonardo. È fatto di cerchi concentrici di metallo che ruotano intorno a Giove, una visione che incanta tutti. Era tale lo splendore che pareva di vedere un paradiso vero. E così per l'udito, per i suoni e canti soavi che vi erano dentro, nel mezzo del quale c'era Giove con gli altri pianeti. Le macchine, le scene, i costumi della festa del paradiso sono andati perduti, ma c'è un'altra cosa che è andata perduta e la cui perdita forse è ancora più triste. Tutti i soffitti della Sala Verde erano dipinti e Leonardo sicuramente ci aveva messo le mani, lo sappiamo ancora una volta dall'ambasciatore Trotti che li ha visti e ce li descrive. La sala aveva un soffitto dipinto con festoni di verdure che andavano da un lato all'altro. Attorno al soffitto c'era una cornice, anch'essa fatta di festoni di verdure con gli stemmi. C'è però una sala del Castello Sforzesco
dove delle decorazioni a motivi vegetali si sono conservate, dove si è conservata anche la mano di Leonardo. È questa la Sala delle Asse, qui procedono i lavori di restauro ed era chiamata così perché in basso c'erano dei rivestimenti in legno che la isolavano dal freddo e dall'umidità. In questa sala Ludovico il Moro riceveva gli ospiti più importanti e dopo secoli di incuria, di danni, di intonaci, verso la fine dell'Ottocento è incominciato a riemergere un'immagine meravigliosa. Un pergolato di 16 alberi di gelso con i tronchi che salgono lungo le pareti e i rami che avvolgono tutto il soffitto creando una cupola verde. Molti studiosi hanno riconosciuto nei dettagli di questi affreschi il senso di Leonardo per la natura. Per capire meglio come poteva essere la festa del paradiso, oltre alle cronache degli ambasciatori, c'è anche l'opera di Leonardo e per questo siamo tornati alla Biblioteca Ambrosiana, che in via del tutto eccezionale, e per questo la ringraziamo e io personalmente sono anche un po' emozionato, ha tirato fuori dai caveau alcune tavole originali del Codice Atlantico. Qui ai lati ci sono due tavole con progetti e schizzi per la città ideale di cui abbiamo parlato prima, ma qui queste due tavole al centro sono la testimonianza dell'attività di Leonardo come uomo di teatro, come creatore di macchine da effetti speciali. La sala della festa deve essere fatta in modo che la sfilata di persone prima passi dinanzi al signore e poi ai convitati. E che l'entrata sia dalla parte opposta a quella dove si trova il signore e che le scale siano comode e ampie in modo che le persone mascherate non debbano urtarsi guastandosi gli abiti. In particolare in questa tavola si vede qui al margine una scenografia disegnata da Leonardo e la presenza di questi ingranaggi ha fatto pensare che la scenografia potesse avere dei movimenti meccanici, automatici. In questa tavola invece c'è un meccanismo più complicato, disegnato molto nel dettaglio e per tanto tempo si è pensato che addirittura potesse essere una specie di prototipo per un'automobile. Più di recente invece l'interpretazione è cambiata e si è incominciato a pensare che dovesse essere un carro mobile pensato proprio per una festa o per un movimento scenografico. Dopo la festa la vita milanese di Leonardo prosegue e diventa sempre più profonda la confidenza con Ludovico il Moro, che un giorno, in segno di gratitudine per il lavoro del suo maestro preferito, gli regalerà questa vigna. Tra l'altro, dopo 10 anni di studi, si è riuscito a recuperare il DNA originario del vitigno di Leonardo, che è Malvasia aromatica. Oggi la vigna è in Corso Magenta, in pieno centro di Milano. Allora era ai margini della città, di fronte al convento di Santa Maria delle Grazie, di cui si intravede la cupola là sui tetti. Ed è proprio nel refettorio del convento che, su incarico diretto di Ludovico, Leonardo dipinge la più famosa delle sue opere milanesi, L'ultima cena. Leonardo si dedica alla preparazione con la solita meticolosità e i soliti tempi lunghi. Passa molto tempo a studiare le emozioni degli apostoli, riflette giorni interi senza mettere mano al pennello e la cosa irrita il priore del convento che va a lamentarsi da Ludovico il Moro. Allora Ludovico, più per far contento il priore che peraltro, convoca Leonardo e gli chiede: ma perché tutto questo ritardo? Leonardo risponde che sono due i volti che lo preoccupano, quello di Gesù e quello di Giuda. Quello di Gesù perché il volto di Dio rappresenta una perfezione impossibile da dipingere e quello di Giuda perché non riesce neanche a immaginare la faccia di chi Dio lo tradisce. Ma all'improvviso ha un'intuizione, il volto di Giuda sarà proprio quello del priore molesto e la cosa fa morire dal ridere Ludovico. Alla fine, non trovando di meglio, decise per quello del priore
tanto importuno e indiscreto, la qualcosa mosse il duca meravigliosamente a riso e disse che egli aveva mille ragioni. Quanto al volto di Gesù, Leonardo decide di non finirlo, perché tutti gli uomini, anche i geni, hanno dei limiti e uno di questi limiti è l'incapacità di dipingere degnamente la perfezione di Dio. Quella del Cristo lasciò imperfetta, non pensando di poterle dare quella divinità celeste che all'immagine di Cristo si richiede. Ludovico affida a Leonardo anche un altro incarico. Leonardo dovrà realizzare il monumento equestre più grande del mondo, dedicato a suo padre Francesco Sforza, il che la dice lunga sul carattere di Ludovico, che è un uomo eccessivo. Se vuole un amante deve essere la più bella del mondo, se vuole un monumento equestre deve essere il più grande del mondo, se vuole un artista deve essere il più bravo del mondo. E può un uomo con una personalità del genere accettare di restare a vita reggente per conto di suo nipote? Non può. Infatti riuscirà a liberarsene, ma alla fine Ludovico pagherà molto cara la sua ambizione. 1491. Ludovico il Moro sposa Beatrice d'Este. 1493. Dal matrimonio nasce Massimiliano. Dopo l'arrivo di un erede, Ludovico rende la vita impossibile al nipote Gian Galeazzo, il duca legittimo, e a sua moglie, Isabella. Li manda a vivere a Pavia. Li circonda di spie, riduce le loro rendite. Isabella rivendica per il marito la guida del ducato e chiede aiuto al re di Napoli, suo nonno. Per proteggersi, Ludovico stringe alleanze con la Francia e con l'imperatore Massimiliano d'Asburgo. A quest'ultimo dà in moglie sua nipote Bianca Sforza. La dote di Bianca è strepitosa, 500.000 ducati d'oro. 1494. Gian Galeazzo muore. Qualcuno dice avvelenato. I sospetti ricadono sullo zio, ma restano solo sospetti. Ludovico viene finalmente nominato duca di Milano dall'imperatore. Per garantire la sua autonomia, negli anni successivi, Ludovico cambia spesso alleanze. Prima con i francesi, contro i napoletani, i veneziani e i fiorentini, poi contro i francesi e i veneziani. Fino a quando resta lui stesso stritolato dalle sue manovre. 1499. Il nuovo re francese, Luigi XII, si allea con Venezia e con il Papa e conquista il Ducato di Milano. Ludovico viene fatto prigioniero e portato in Francia. Gli storici suoi contemporanei lo accusano di essere stato lui a chiamare gli stranieri. La colpa della fine della prosperità italiana è sua. Con la caduta e la cattura di Ludovico il Moro, il progetto per il monumento equestre più grande del mondo naufraga. Il bronzo, che era stato tenuto da parte per la statua, viene fuso per fare cannoni. Il modello in creta, che Leonardo aveva preparato e aveva esposto qui dentro il castello sforzesco, viene distrutto dai soldati francesi. Restano i disegni preparatori, una serie di forme, di posizioni, di dettagli meravigliosi come sempre. Disegni che oggi sono in gran parte nelle mani della famiglia reale inglese, in cui, come è noto, gli appassionati di cavalli non mancano. Ludovico il Moro muore in Francia, in prigionia, nel 1508. Intanto Leonardo ha ripreso il suo vagabondare in cerca di lavoro, Firenze, Mantova, Venezia e poi di nuovo Milano, dove torna su invito del governatore francese. Anche il secondo periodo milanese è ricco di idee e di capolavori, c'è l'altra versione della Vergine delle Rocce, c'è la Madonna e il Bambino con l'Agnellino e poi c'è anche una spedizione scientifica sul Monte Rosa. Leonardo fa osservazioni geologiche, vede i fossili marini, si accorge che dove oggi ci sono le montagne, un tempo c'era il mare e in una nota intuisce anche la rarefazione dell'aria in quota. Vidi l'aria sopra di me tenebrosa e il sole che percotea la montagna essere più luminoso quivi assai che nelle basse pianure,
perché minor grossezza d'aria si interponea infra la cima desso monte e il sole. Ma tra avventure alpine e capolavori, il luogo a cui Leonardo resta più affezionato è questa, la vigna che gli ha regalato il suo amico Ludovico il Moro, l'isola di Quiete, dove è libero di pensare. Infatti, quando il governatore francese di Milano lo chiama, lui gli pone una condizione: la vigna me l'avete confiscata o me la restituite oppure io non vengo. E il governatore lo accontenta. Dopo Milano, per Leonardo ci sarà Roma e alla fine anche per lui la Francia, dove vivrà coccolato da un altro suo grande ammiratore, il re Francesco I, e dove morirà nel 1519, una decina d'anni dopo, Ludovico. Una serie inedita per rivivere mese dopo mese la più grande rivoluzione sociale e culturale del nostro dopoguerra. Martin Luther King è stato ucciso. Credo che i giovani oggi abbiano ripudiato il divismo. Apollo 7 ruoterà intorno al nostro pianeta per 11 giorni. 1968, niente come prima. Martedì alle 22:10, Rai Storia. Inizia una nuova stagione su Rai Storia. Nuove serie internazionali. Docufiction in esclusiva. I cancelli dell'aula bunker si apriranno. I grandi conflitti del passato. E il racconto del mondo contemporaneo. Gli imperi, antichi o postmoderni, hanno avuto i loro tempi di costruzione. In viaggio tra le bellezze del nostro paese. Nei tesori nascosti tutti da scoprire. È autunno. È tempo di Rai Storia. Il 5 maggio del 1527 a Roma sta diventando buio, sta scendendo la sera, e quella di quell'anno è una primavera strana, fredda e piovosa, ma Roma nell'ultimo secolo ha cambiato volto, si è trasformata, non conosce saccheggi da circa 500 anni, l'ultimo è stato quello dei Normanni nel 1084. Così le fortezze, le case fortificate in cui si rinchiudevano le grandi famiglie romane hanno lasciato il posto a ville e palazzi affrescati e disegnati dai più grandi artisti del momento. Come questa, la Farnesina, una villa fatta costruire dal banchiere senese Agostino Chigi. Per decorarla ha chiamato Raffaello e qui dentro ci sono due affreschi suoi, il Trionfo di Galatea e la Loggia di Amore e Psiche, celebrazioni di una vita gioiosa e colorata. Ma tutto questo mondo fatto di arte, di ricchezza, di splendore, sta per subire un trauma catastrofico, perché oltre le finestre, oltre i muri della Farnesina, lassù sul Gianicolo, brillano i fuochi dei bivacchi dell'esercito dell'imperatore Carlo V. E tra poche ore, all'alba del 6 maggio, quell'esercito calerà su Roma con alla testa i Lanzichenecchi, mercenari luterani che saccheggeranno, occuperanno, devasteranno la città per mesi. La cronaca
del sacco del 1527, della profanazione della città santa, della capitale del cattolicesimo, da parte di soldati protestanti per di più, è la cronaca di un fatto storico che ha lasciato conseguenze enormi sulla storia europea e che, secondo alcuni, segna la fine del Rinascimento. La cronaca del sacco di Roma inizia qui, sul Gianicolo, dove siamo saliti, perché è qui che sono accampati lanzichenecchi con l'esercito imperiale e dall'alto contemplano Roma con i suoi palazzi, le sue ricchezze e la loro futura preda. Ma per capire come si è arrivati a questo punto bisogna tornare indietro di una decina d'anni, al 1516, vedere le ragioni della disputa e chi sono i protagonisti. Cominciamo dal primo, Carlo V d'Asburgo, re di Spagna, nipote dell'imperatore Massimiliano I. Di lui ci sono molti ritratti, spesso dipinti da Tiziano. Il più famoso è Carlo V alla battaglia di Mühlberg, dove è a cavallo, ha la corazza, la testa alta, lo sguardo dritto. In realtà Carlo V è piccolo, non è bello e quindi ama farsi ritrarre in queste pose così autorevoli per trasmettere ai sudditi la consapevolezza e l'importanza del suo ruolo. Carlo V è molto fortunato, per ragioni dinastiche ha ereditato dei domini immensi che vanno dalla Spagna alla Germania all'Italia meridionale fino al Nuovo Mondo, alle Americhe. Del suo impero dice che è un impero dove non tramonta mai il sole. Ogni protagonista ha un antagonista, in questo caso Francesco I, re di Francia. Anche lui è ritratto da Tiziano, di profilo, con un portamento elegante e fiero. Francesco I è un uomo d'azione, ma ama molto le arti ed è anche molto legato all'Italia, perché suo padre è morto quando lui era piccolissimo e ha avuto un precettore italiano. È anche pronipote di Visconti, i signori di Milano, e così ha conquistato il Ducato di Milano perché lo ritiene suo di diritto. Ha invitato in Francia alla sua corte Leonardo da Vinci e una leggenda racconta che parta ogni sera dal suo castello di Amboise e attraverso un passaggio segreto vada a trovare Leonardo. Ancora oggi non si è capito bene con certezza se la Gioconda gliel'abbia venduta a Leonardo o gliel'abbiano venduta i suoi eredi. Ma cosa si contendono i due? Si contendono un titolo, anzi il titolo dei titoli, il titolo più augusto in assoluto, quello di imperatore del Sacro Romano Impero. E diventare imperatori è una faccenda abbastanza complicata. Prima di tutto il titolo non è ereditario, bisogna venire eletti e conquistare i voti di 7 grandi elettori, 7 principi tedeschi. Una volta che si viene eletti c'è un ulteriore passaggio. Bisogna venire incoronati Rex Romanorum, re dei Romani. La prima mossa la fa Carlo V, che grazie all'aiuto di alcuni banchieri tedeschi compra il titolo di imperatore del Sacro Romano Impero, viene eletto e viene incoronato re dei Romani ad Aquisgrana. Ricevette nel mese d'ottobre ad Aquisgrana la prima corona, quella medesima con la quale fu incoronato Carlo Magno. Dopo l'incoronazione a re dei Romani, per diventare imperatori a tutti gli effetti c'è bisogno di un altro passaggio, la consacrazione da parte del Papa. Ed è qui che entra in gioco la terza protagonista della nostra storia, la Roma dei Papi. Ma come si vive? Qual è il clima nella Roma del Cinquecento?
per farci un'idea di com'era la vita a Roma agli inizi del Cinquecento, siamo venuti in uno dei luoghi più evocativi della Roma rinascimentale, davanti a Palazzo Farnese. Roma è sempre stata la capitale della cristianità, ma in quel momento diventa anche capitale delle arti e sottrae il primato a Firenze. Attirati dalle committenze delle famiglie nobili, ma soprattutto dalle committenze del Papa, a Roma arrivano moltissimi artisti, arriva Michelangelo, arriva Antonio da San Gallo il Giovane, insieme disegnano la facciata di questo palazzo. Michelangelo dipinge anche la volta della Cappella Sistina. Poi arriva Raffaello, che dipinge le stanze di Raffaello in Vaticano. Arriva Bramante. E arriva anche un artista, orafo, che avrà un ruolo molto importante nel racconto del Sacco di Roma. È Benvenuto Cellini e grazie a lui abbiamo un resoconto di prima mano di com'è la vita a Roma tra colleghi artisti. Michelangelo era senese. Ed era un uomo molto valente, tale che poteva comparire fra ogni altri di questa professione. Noi ci ritrovavamo spesso insieme. In questa nostra compagnia c'erano Giulio Romano pittore e Gianfrancesco, discepoli meravigliosi del gran Raffaello da Urbino. Oltre ai grandi palazzi, oltre ai nuovi impianti urbanistici, alle nuove vie che vengono tracciate come Via Giulia qui dietro Palazzo Farnese, in quegli anni a Roma prende anche il via il più ambizioso di tutti i progetti, la costruzione di una nuova Basilica di San Pietro al posto di quella vecchia di epoca tardo-romana, eretta nel luogo dove secondo tradizione era stato sepolto l'Apostolo Pietro dopo la crocifissione. Il progetto viene affidato a Bramante che per prima cosa tra mille polemiche che rade al suolo la vecchia basilica. Poi vengono chiamati i più importanti artisti e architetti del momento, insomma quel progetto si ingigantisce, si pensa anche a una grande cupola, il cantiere diventa un pozzo senza fondo, una fonte di spese e di guai. Leone, che portò per primo la grandezza ecclesiastica nella casa dei Medici, per lo spendere troppo, si metteva in necessità di dovere sempre cercare denari per vie straordinarie. Leone X, il primo papa della famiglia de' Medici, ha bisogno continuamente di soldi per la costruzione della nuova basilica. Prima li chiede in prestito ai banchieri tedeschi, gli stessi che avevano prestato i soldi a Carlo V per la sua elezione a imperatore, ed è un primo motivo di frizione tra il papato e la Germania. Ma i soldi comunque non gli bastano, quindi intensifica il già discusso mercato delle indulgenze. Addirittura arriva a promulgare un'indulgenza plenaria per tutti quelli che, anche se non riescono a venire a Roma, versano un obolo per la fabbrica di San Pietro. È il 1517 e le cose si complicano ancora di più, sempre con la Germania, perché i principi tedeschi pretendono di trattenere una percentuale degli oboli versati nei loro territori. La corte di Roma, con l'autorità delle indulgenze, pareva che non attendesse ad altro se non a esigere quantità grande di denari da tutta la cristianità, non avendo altrettanta cura della salute delle anime. Ma le cose non finiscono qui, perché in quello stesso anno Martin Lutero denuncia la corruzione della Chiesa, lancia la sua riforma e gli equilibri in Italia e in Europa cambiano. 1517. Martin Lutero affigge le 95 tesi sulla chiesa del castello di Wittenberg. In Europa si stanno affermando le monarchie nazionali e grandi stati come Francia, Inghilterra e Spagna. La Germania invece, divisa tra potenti feudatari, si trova in un equilibrio molto precario che una forte protesta è in grado di trasformare in un incendio. Per questo le tesi di Lutero contro il potere, le gerarchie e le ricchezze della Chiesa conoscono in Germania un'espansione travolgente, dando il via alla riforma protestante. 1521. Lutero si rifiuta di ritrattare le sue tesi e viene scomunicato da Papa Leone X. Nello stesso anno viene messo al bando dall'imperatore Carlo V. Per proteggerlo, l'elettore di Sassonia nasconde Lutero nel castello di Wartburg, dove il monaco traduce la Bibbia in tedesco per farla conoscere a tutti quelli che non leggono il latino.
Carlo V, impegnato a combattere contro la Francia e contro i turchi, è lontano dalla Germania e non si occupa di Lutero. La Bibbia tradotta viene stampata e si diffonde in Germania, e con lei gli opuscoli che spiegano le tesi di Lutero. I principi e i ricchi accolgono la riforma con entusiasmo, perché meno potere alla Chiesa significa più libertà, meno denaro da versare al Papa e meno obblighi verso l'imperatore cattolico. I contadini e i poveri vedono nel ritorno agli ideali evangelici una possibilità di riscatto. Con queste premesse, dalla Germania, la riforma si espande rapidamente nel nord Europa, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Islanda. L'Italia, già frammentata in tanti piccoli stati e già percorsa da eserciti stranieri conquistatori, ha sempre visto nella sacralità di Roma un riferimento attorno cui orbitare e in cui, nonostante tutte le guerre, riconoscersi. Con l'arrivo di Lutero, quella sacralità inviolabile, quel senso di appartenenza a una casa comune cattolica, non esiste più. Quindi l'Europa, l'Italia e Roma, soprattutto, e l'autorità papale sono travolti dalla riforma luterana, ed è questo il contesto in cui si inasprisce la lotta tra i nostri due antagonisti, Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, Francesco I, re di Francia. Francesco I si sente accerchiato dai domini del suo avversario. Per rompere l'accerchiamento riarma un esercito e dà inizio a una nuova guerra. Cominciarono, pochi mesi dopo, a perturbarsi le cose d'Italia, con guerre molto più lunghe e più pericolose di quelle passate, stimolando l'ambizione di due potentissimi re, pieni tra loro di emulazione, di odio e di sospetto. Lo storico Guicciardini usa un'immagine sintetica e molto efficace. Le cose in Italia sono perturbate da guerre sempre più lunghe e pericolose, e al centro di quelle guerre c'è il Ducato di Milano. Carlo V lo vuole per unire i suoi domini al nord con i suoi domini al sud e riesce a strapparlo ai francesi. A questo punto Francesco I accorre con il suo esercito, ma viene sconfitto molto duramente nella battaglia di Pavia, fatto prigioniero e portato a Madrid. Il re di Francia, pieno di gravissimi dispiaceri, si ridusse nella rocca di Madrid in tale estremità della vita che i medici fecero intendere all'imperatore di diffidarsi totalmente della salute. La vittoria di Carlo V è stata totale, e Francesco I, pur di guarire dalle malattie che abbiamo appena sentito e pur di essere liberato, firma una pace umiliante. Il Ducato di Milano sarà di Carlo V e lo sarà per sempre. A garanzia di questo trattato è costretto a lasciare i suoi due figli maschi come ostaggi nelle mani di Carlo V. La situazione sembrerebbe risolta in modo decisivo, ma non lo è, perché dentro Francesco I l'umiliazione brucia fortissima, e subito allora si mette a tessere una tela diplomatica cercando alleati in tutti quegli stati italiani che si sentono schiacciati dalla presenza ingombrante dell'imperatore. Tra questi il più importante è lo Stato della Chiesa, e allora Francesco I si rivolge a Roma. Ma cosa risponde il Papa, e chi è il Papa in quel momento? Nel frattempo a Roma è stato eletto un nuovo Papa. È nato con il nome di Giulio Zanobi ed è figlio illegittimo di Giuliano de' Medici. Giulio non ha mai conosciuto suo padre, che è stato assassinato durante la congiura dei pazzi un mese prima della sua nascita. Il futuro pontefice è cresciuto sotto l'ala protettiva dello zio Lorenzo il Magnifico, che l'ha avviato alla carriera ecclesiastica. Raffaello ci ritrae un giovane Giulio Zanobi nelle vesti di cardinale, accanto a suo cugino, un altro Medici, Papa Leone X, ed è proprio Leone X che lo dichiara figlio legittimo di Giuliano per matrimonio clandestino. Al termine di un conclave piuttosto lungo e complicato, e grazie anche all'appoggio dell'imperatore Carlo V, Giulio viene eletto Papa con il nome di Clemente VII. Riapre subito le porte ad artisti e studiosi, perché vuole riaffermare il prestigio della Chiesa, messa in discussione dalla riforma protestante e minacciata dai turchi che invadono l'Europa orientale.
Intanto gli equilibri tra i due antagonisti, Carlo V e Francesco I, sono cambiati. Il Papa prova a creare una pace tra di loro, ma non ci riesce e incomincia a pendere ora per l'uno, ora per l'altro. Lo scacchiere diplomatico è in continua evoluzione e il Papa cerca di adeguarsi, non è semplicissimo stargli dietro, però ci proviamo. In estrema sintesi, all'inizio, quando Francesco I conquista il Ducato di Milano e il Papa è preoccupato per la sua Firenze, decide di allearsi con lui. Ma quando Francesco I è annientato a Pavia da Carlo V, il Papa cambia fronte, lascia Francesco I e sceglie Carlo V. Passano gli anni però e il Papa incomincia a sentirsi minacciato. Carlo V ha domini a nord, in Germania, a sud, nel Regno di Napoli, a ovest, in Spagna, in sud. Insomma, Clemente VII si sente accerchiato e così, alla fine, prende la sua decisione finale. Lascia Carlo V e sceglie Francesco I. Deliberò finalmente non solo di confederarsi col re di Francia e con gli altri contro all'imperatore, ma di farlo quanto prima. La nuova alleanza prende il nome di Lega di Cognac e oltre che sulla Francia e sullo Stato Pontificio può contare su Firenze, Venezia e Milano. Carlo V però non sta a guardare, non sta a subire questi voltafaccia del Papa e come prima mossa decide di mettere in moto i suoi alleati romani, i Colonna, che odiano i Medici e Clemente VII. Siamo nel cortile di Palazzo Colonna a Roma e questa colonna è il simbolo della famiglia. Tutto il palazzo poi, con le sue sale affrescate da grandi artisti, con le sue collezioni splendide, con le stratificazioni attraverso i secoli, è testimone del fasto della famiglia, che ha sempre avuto un rapporto un po' ambiguo col papato. Da un lato i Colonna sono molto ben radicati dentro il sistema di potere della curia romana, hanno avuto un papa molto importante, Martino V, quello che ha riportato il papato a Roma da Avignone, che ha posto fine allo scisma d'Occidente. D'altra parte però, per antichità e per potenza, si sentono quasi superiori all'autorità papale e l'episodio più famoso che ha visto un Colonna opposto al Papa è l'episodio dello schiaffo di Anagni, quando Sciarra Colonna ha preso a schiaffi Bonifacio VIII agli inizi del 300. Anche negli anni che precedono il sacco di Roma, tra i Colonna e il Papa non corre buon sangue. Il Papa è un Medici, viene da Firenze e quindi viene percepito dai Colonna come un estraneo, uno che non appartiene alla storia di Roma. Carlo V questo lo sa benissimo e sfrutta l'inimicizia a suo vantaggio. Lui vuole punire il Papa, che si è schierato con il suo arcinemico Francesco I, e così chiede ai suoi alleati romani, chiede ai Colonna di punirlo. I Colonna gli obbediscono. In una notte del settembre 1526 il cardinale Pompeo Colonna con le sue truppe occupa la porta di San Giovanni in Laterano. Arrivarono prima del giorno a Roma e presero la porta di San Giovanni. Pervenne subito in città la notizia e quando fu al Papa riferita, a malapena ci poteva credere. Mentre il Papa, come dice la fonte, non crede alle notizie che gli arrivano, i Colonna entrano indisturbati in città e il cronista annota minuziosamente il loro percorso. Traversato Ponte Sisto, entrarono in Borgo Vecchio. Si incamminarono alla volta di San Pietro, la quale chiesa spogliarono d'oro e d'argento e di molti oggetti preziosi. Le fonti ci dicono che neppure il tesoro di San Pietro viene risparmiato e sembra quasi che questo piccolo sacco dei Colonna del 1526 sia una prova generale per il grande sacco che avverrà qualche mese dopo. Comunque, in questo intreccio di rancori locali romani e di crisi diplomatiche internazionali, il Papa viene colto di sorpresa, non ha visto arrivare il colpo e si spaventa, si sente minacciato a casa sua, così cambia atteggiamento.
chiede aiuto a Carlo V, gli chiede di fermare i Colonna, in cambio lui rinuncerà all'alleanza col re di Francia, con Francesco I. Carlo V gli crede, richiama i Colonna, Pompeo Colonna viene mandato a Napoli, ma una volta che il Papa si sente di nuovo di avere le mani libere, torna indietro sulla sua decisione, si riallea con Francesco I. A questo punto Carlo V non si fida più, troppi impegni disattesi, troppi voltafaccia, e arruola un esercito per spedirlo contro lo Stato Pontificio e ridurre il Papa all'obbedienza. Quell'esercito ha una nuova arma, un corpo di mercenari protestanti che vedono in Roma la città di Satana. Autunno 1526. Carlo V forma un corpo di spedizione da mandare in Italia per attaccare lo Stato della Chiesa. 10.000 soldati mercenari, i feroci Lanzichenecchi, vengono arruolati nelle regioni tedesche meridionali del Sacro Romano Impero. Sono un corpo di fanteria istituito da Massimiliano I d'Asburgo. Landsknechte, ovvero servi della terra. Il mondo feudale al quale appartengono si sta sgretolando e i servi cercano un modo facile e veloce per arricchirsi. L'esercito mercenario è uno di questi, perché la paga si accompagna spesso alla speranza del saccheggio. Ciò che è prezioso viene portato via, quello che non vale viene distrutto. Armati di alabarde, picche, archibugi e spade così pesanti da essere usate con due mani, i Lanzichenecchi sono preceduti dalla loro fama. Sono i nuovi barbari, pronti a tutto. Tutti li temono. Sono il nuovo flagello di Dio. Lo racconta molto bene l'espressione impaurita del paggio di fronte all'Anzichenecco ai piedi della croce di Cristo, ritratto nel Duomo di Cremona. Oltre alla ferocia, i Lanzichenecchi hanno qualcosa in più che mette in pericolo Clemente VII. Sono luterani, nutrono un odio cieco nei confronti del Papa. Considerano Roma la città di Satana, piena di vizi e di peccati. Per loro il sacco di Roma non rappresenta uno sfregio alla cristianità. È una punizione inevitabile da infliggere al centro della corruzione e dell'immoralità. E a Roma, con le ricchezze della Chiesa e i tesori accumulati nei secoli, il bottino si preannuncia molto più ghiotto che altrove. Qui a Roma i Colonna e altre grandi famiglie aspettano a braccia aperte i Lanzichenecchi perché vogliono schiacciare con loro il detestatissimo Papa Medici. Alcune di loro addirittura anticipano dei soldi per pagare parte dello stipendio dei mercenari. Nel frattempo i Lanzi scendono dal Tirolo sul nord Italia e hanno dei primi scontri con le truppe alleate del Papa, le quali non si capisce perché, visto che sono in schiacciante superiorità numerica, a un certo punto si tirano indietro. L'unico che resta a combattere è Giovanni de' Medici, detto delle bande nere, secondo Machiavelli, il solo in grado di fermare Carlo V in Italia. Tutti credono che fra gli italiani non ci sia capo al quale i soldati vadano più volentieri dietro, né di chi gli spagnoli più abbiano paura e stimino di più. Ciascuno tiene ancora il signor Giovanni, audace, impetuoso, di gran concetti, pigliatore di grandi partiti. Giovanni de' Medici sente molto l'orgoglio di appartenere alla famiglia de' Medici. Quando era morto il primo Papa Medici, Leone X, in segno di lutto, aveva annerito le sue insegne, che erano bianche e viola, e per questo è stato chiamato Giovanni delle Bande Nere. Quindi è naturale che provi a difendere Clemente VII, il secondo Papa Medici, che tra l'altro gli ha anche ripagato tutti i debiti. Così Giovanni prova a fermare i Lanzichenecchi a Governolo, vicino a Mantova, ma viene ferito da un colpo di falconetto, un piccolo cannone da campo. Il secondo tiro ruppe la gamba sopra al ginocchio a Giovanni de' Medici, del quale colpo morì pochi giorni dopo.
Morto Giovanni delle Bande Nere, i Lanzichenecchi sono liberi di unirsi al resto dell'esercito imperiale e ascendere verso lo Stato Pontificio. E a questo punto entra in scena un nuovo protagonista della nostra storia. Si chiama Carlo di Borbone. È lui a comandare l'esercito riunito in cui ci sono italiani, spagnoli, mercenari tedeschi. Ed è un francese che per di più era un fedelissimo del re di Francia Francesco I. Comandava addirittura i suoi eserciti, la sua carica era conestabile di Francia, ma gli ha voltato le spalle perché Francesco I gli ha confiscato l'eredità della moglie. Quindi la storia del sacco di Roma in questa fase assume un po' i connotati della tempesta perfetta in cui tutti i tasselli vanno a incastrarsi per creare una catastrofe. Ci sono italiani, spagnoli, cattolici, protestanti, ormai sono liberi di calare verso Roma e nessuno li può fermare. La tempesta perfetta si avvicina a Roma e il Papa incomincia ad avere seriamente paura, anche perché il suo grande alleato Francesco I, re di Francia, che aveva promesso di proteggere, di fare, di combattere, non c'è. E dov'è finito? Il fatto è che Francesco I ha i figli ancora ostaggi dell'imperatore Carlo V, spera di liberarli e così sta fermo. Il Papa a questo punto è isolato e tenta una mediazione estrema, convoca gli emissari di Carlo V, si dice disposto a tutto pur di evitare lo scontro finale, addirittura come gesto di buona volontà licenzia il suo esercito e Roma resta in difesa. Ma i Lanzichenecchi sono un'onda che ormai non può più essere fermata, sono partiti dalla Germania in inverno, hanno attraversato l'Italia combattendo, sono stanchi, infreddoliti, affamati, avidi di bottino e così. Nel maggio del 1527 arrivano qui sul Gianicolo e si accampano. Questo è il chiostro del convento di Sant'Onofrio sul Gianicolo e qui c'è il quartier generale degli imperiali. In questo convento Carlo di Borbone la sera prima del sacco si confessa. È un episodio che rivela tutta la complessità e i paradossi di questa vicenda. Un comandante militare cattolico agli ordini di un imperatore cattolico, alla testa di un esercito in cui ci sono dei mercenari luterani, si prepara ad attaccare Roma e il Papa. Dopo la confessione, come colto da un presagio, Carlo di Borbone decide di fare anche testamento. Il giorno dopo si combatterà, il giorno dopo il suo esercito calerà su Roma per metterla a sacco. Sono le 4 del mattino del 6 maggio e c'è una nebbia molto fitta e l'esercito incomincia a scendere dal Gianicolo. L'attacco a Roma è iniziato.